E là ragazzi, salve a tutti, bentornati con questa nuova parte su Pikmin 2. La scorsa volta siamo andati alla sorgente sconcertante al solo scopo di prendere i Pikmin gialli. Infatti, come vedete, in superficie abbiamo preso zero tesori, non abbiamo scoperto nessun'area. Abbiamo giusto sconfitto qualche nemico, ma quando torneremo saranno già tornati per, secondo la regola, dei 3 giorni dopo o 4, adesso non mi ricordo. Ma a noi non interessa perché ciò che ci interessava erano i Pikmin gialli. Ora, con i Pikmin gialli noi dobbiamo andare alla foresta del risveglio, per cui subito atterriamo qua, perché dobbiamo andare a prendere i Pikmin blu, che sono l'ultima specie di Pikmin che ci serve. Perché sto facendo questa cosa? Perché voglio, con ovviamente i Pikmin blu presi, voglio tornare alla prima area. Cacchio, qua sono tornati già i nemici però. E ciò non va bene. Voglio tornare alla prima area adesso io. Eh sì, vabbè, qua il puntatore se ne va per i cacchi suoi. Purtroppo non ho il metodo della bottiglia stavolta, perché non ho le bottiglie pronte. Ah, prendiamo 25 gialli, che tanto non ci servono molto. Noi dobbiamo andare esattamente lì. Lì abbiamo un muro elettrico da sfondare. In realtà ne abbiamo un altro da un'altra parte. Me lo ricordo, l'ho visto l'altra volta. Se mi trovasse il puntatore, guarda, guarda che se ne va dove cacchio. Non so se voi vedete come sto messo in questo momento. Ragazzi, ma questo è giallo. Guarda, guarda il puntatore, dai, ma è lì, per favore. Allora, vediamo di prenderci giusto un paio di viola. I bianchi direi che possiamo lasciarli anche lì, se non 4. No, devono salire, ok. Ok, almeno una decina di viola mi servono. Se poi non riusciamo a prendere dei bianchi, fa lo stesso. Allora, questi qua muoiono tutti. E vengono portati dei gialli che hanno più bisogno. Vediamo se riusciamo a centrare quello là. Bravissimi loro. Guarda dove li ho sparati. Non si sa. Dove vanno? Dove vanno? Dove va? Dove va? Io non so come fare col puntatore. È incredibile. Cioè, c'ho il braccio, sto così. Sto per. Guarda, guarda, sto raccogliendo così. Perché se no va dove cacchio gli pare. Guarda. Stai fermo. Sto così, giuro. Mi faccio venire un crampo al braccio, ma sto così, basta che me li tiri dritti. Allora, forza, senza perdere tempo. Voglio quei Pikmin blu del cacchio. Ora, sicuramente non riusciremo a fare praticamente nient'altro. Se ci va bene, prendiamo i blu e basta. Oh no, ma questo è ancora vivo? No, 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 stai buona, stai buona. Stai buonissima. Ma com'è viva? Perché è viva? Ma non posso proprio sconfiggerla senza. Ce l'ho fatta? Ma che cacchio ho fatto? Toh, portatela voi rossi, che cacchio me ne frega di chi va e chi non va. Ah, coi gialli abbiamo anche un'altra cosa da raccogliere. Guarda che ce n'è un altro là. Guarda, vi va bene solo perché c'ho il puntatore che fa i cacchi suoi, perché sennò. Ma te la smetti? Ma dove va? Guarda, guarda, c'è. No, no, c'è la pianta dritta per dritta. Coi viola, coi viola. Piano, 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 piano. Non muovere il braccio assolutamente per nessuna ragione al mondo. Dove me li sta tirando? Uccidetemi quella cacchio di roba prima che divori il Pikmin. Sputalo. Brava. Qui c'era un tappo qua sopra, se non ricordo male. Forza, prendete quel tappo. Altra, te da uccidere. Fuori. Anche voi vi siete guadagnati il pasto. Bravissimi. Ah, però per passare mi servono i blu. Scusa, eh. Siamo sicuri che è di qua? Guarda, se ogni volta. Guarda, mi muore il braccio. Mi muore. Fischio ipnotico, perché? È un tappo, come quello che ti è già arrivato. Forza, allora, tutti lassù. Attenzione, nessuno vada verso il cancello. Nessuno vada verso la dorifora. Nessuno si muova. Ragazzi, vi ripeto, se per sbaglio. Dove sta andando quello? Vabbè, va da solo, lascialo andare. Se per sbaglio vi finisce. Guarda, guarda il puntatore, sono fermo. Sono fermo. Giuro, sono fermo. Guarda quel. Guarda, guarda che deficiente. Allora, te dormi. Guarda quanti mi portano. Vabbè, niente. A masse proprio andiamo. Ah, mando lui alla base e così loro possono distruggere il cancello. Ma per favore. Ti prego. Ti prego. Bene, avete visto la stupidaggine di un Pikmin che va contro una recinzione elettrificata. Non fatelo mai. Ma ve lo dico proprio sinceramente, cioè non so quanto vi convenga, ecco. Allora, faccio rientrare un po' di gente, perché così do spazio ai blu di crescere. Dato che appunto noi adesso serviranno i blu praticamente. Quindi loro qua hanno quasi finito. Abbiamo già superato anche la metà giornata e non va bene per niente. Vabbè che non avevo in mente di fare dungeon, però avevo in mente di prendere praticamente tutti i tesori della zona. Adesso non so se sarà possibile sta cosa, però ci proveremo. Allora, lì arriva quella. Qua non c'è molto altro da fare. Teoricamente sono tornati anche i tarli lì. Quelli schifo di cosi. Là sono tornati i vermi, ho visto. C'erano le piante mangiate. Forza che ci siete quasi voi, dai. Potevo dargli lo spray, ma fa lo stesso. Dai, ce la fanno anche da soli. Dai, avete fatto, basta. Aspettatemi qua. Andiamo a prendere i blu. Venite qua, picci. Piccoli. Piccolini, guardalo sott'acqua. Guardalo. Si è appena mangiato 18 girini, ma è ancora in salute, dai. Allora,
Alla fine li ho incontrati. Sulle guance hanno dei tubicini simili a piccole branchie. Devono essere i Pikmin blu, eh? Dici? Anche questi ti guardano e aspettano i tuoi ordini. Sono perfettamente in grado di sopravvivere, ma cercano comunque una guida coraggiosa. Forza, venite qua, piccoli. Portatemi. Iniziate a portare tutto. C'è anche un coso lì che poi porteremo. C'è un tubicino di colore, dai, di. Come si chiamano? Di quei pastelli. Mi servono 5 Mi servono 5 Pikmin per quel gettone grosso. Poi i girini, in realtà, possiamo anche lasciarli, perché tanto sono. Sono dei maledetti sti girini, no? Perché ora che li uccidete, avete finito il tempo. Perché se ne scappano da tutte le parti, dovete lanciarli tutti addosso. Dove cacchio ce l'ha la forza per andare avanti col girino? Oh, uno l'hanno ucciso. Ottimo, bravissimi. E mi prendono anche il gettone. Oh, cos'è? Troppo collaborazione qua. C'è uno che prende il gettone, vanno direttamente sul ma come è possibile? Ragazzi, voi mi state davvero facendo un regalo enorme. Cioè, non ho mai visto una collaborazione così attiva, ragazzi, davvero. Cioè, sto per dire che vi voglio bene, eh. Rendiamoci conto della situazione. Allora, pastello blu, quanti ne vuole? 10. Va bene, ciapane un po' di più. E anche il pastello blu arriverà alla base. Ora, coi blu, cosa possiamo fare? Possiamo dargli questo? Allora, facciamo così, appena arriva il tubetto. Dov'è il tubetto? Dai, fatevi aiutare da loro, un po' vengano con me. Ok, loro devono portare quello. Loro devono portare quello. Io coi gialli vado a distruggere quel coso di là. Userò uno spray molto probabilmente, perché sennò non ce la facciamo. Di forza, velocissimamente. No, non ce la facciamo. Non ce la facciamo proprio. È già ora. No, 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 aspetta. Se no faccio una strage, perdo tutto. No, no, lascia stare. Abbiamo anche i blu da recuperare di là. Che non è un problema se li lasciamo sotterrati, però li voglio. Per cui sono tutti con Olimar, teoricamente, no? Che dovrebbero essere tutti con lui. Non so se c'è qualche altro tesoro. Questo addirittura è un coso di Mario. Intruglio creativo. Sì, siamo qui così per disegnare. Sì, ok, c'è un altro tesoro. Ma non ci interessa, davvero, sennò là non sono ancora arrivati. Allora, disotterra loro perché non torneremo qua per un po'. Dai, muoviti! Allora, se i blu mi crescono dentro la cipolla va bene, per carità. Allora, abbiamo 39 Pikmin qua. Dove sono? Dove sono? Forza, tutti su. Tutti su, veloci! Maledizione! Oh, cacchio. Oh, cacchio. Oh, cacchio. Oh, cacchio. Oh, cacchio. Oh, cacchio. Aspetta, no, aspetta, ho fatto un disastro. Ho fatto un disastro. C'erano i blu in giro che portavano il coso. Ok, due tesori sono arrivati. E va bene. Quanti ne sono morti? Come 9 in scontro? Perché 9 in scontro? Contro chi? Ah no, in totale. Ah, ok. Uno è rimasto fulminato. Ma aspetta, 0 nel tramonto. Sono vivi. Sono vivi. Non ci credo. Si erano ringraziati i blu. Ma tu, la specie più intelligente. Non ci posso credere, l'abbiamo trovata. Mi ha appena chiamato il mio agente di prestito, ha una voce terrificante. Mentre voi due siete in giro a gingillarvi, io rischio la pelle. Al lavoro, fannulloni, non cincischiate. Vada. No, raga, ragazzi, si sono salvati i blu. Avete visto che li ho mandati da soli a prendere, a portare il tesoro per farsi riprodurre? Sono vivi? Non ci posso credere, sono vivi. Non ci posso credere. Non è come è successo tutto ciò? Quando si sono evoluti? Ragazzi, questo è una benedizione del mondo. Non vorrei più che altro che praticamente la zona di salvamento, di salvataggio, cioè la zona sicura per fare in modo che anche dopo il tramonto i Pikmin si salvino, anche se non sono col capitano, sia sotto la cipolla. Se è sotto la cipolla, allora si sono salvati per quello. Pensavo più che altro fosse alla base, dove c'è la nave appunto, dove c'è la navicella, c'è un'area in cui si salvano i Pikmin. Ma sembra, a quanto pare, che si salvino se sono sotto la cipolla, in un'area vicino alla cipolla, comunque lì in zona. Si è ringraziato il cielo, davvero. Avrei perso praticamente metà dei Pikmin blu che ho fatto. Ma non è stato così. Abbiamo pure recuperato 35 Pikmin blu più due tesori che non sono tutti, a quanto pare. Ce n'è un altro, sicuramente sarà dopo il cancello elettrico dall'altra parte. Però abbiamo tutti e 5 i colori dei Pikmin. Quindi, dalla prossima parte in poi inizierà il gioco serio. Torneremo alla Valquiete e puliremo tutte le zone partendo dalla Valquiete. Valquiete, facciamo tutte le grotte superficie. Poi andiamo a foresta di risveglio, tutte le grotte superficie. Sorgente sconcertante, tutto. Puliamo tutto il gioco, da qui in poi. Per cui non mi resta che salutarvi. Vediamo un prossimo video con Pikmin 2. Qui da Lanolf è tutto. Ciao a tutti.